Mister Ermanno Carassai, è arrivata una sconfitta in questo esordio in campionato sul campo della San Giorgese. Partita complicata per l'Elvia Recina che paradossalmente proprio nel suo miglior momento ha subito il gol della San Giorgese. Beh, sinceramente abbiamo fatto male. Abbiamo fatto male, abbiamo meritato di perdere, secondo me, perché abbiamo creduto poco su quello che facevamo, abbiamo fatto poco per vincere. Loro hanno fatto molto di più di noi e hanno meritato la vittoria. Forse abbiamo preso gol su un errore che non si dovrebbe fare, sulla difesa abbastanza schierata, e non si dovrebbe fare un errore del genere. Loro ci hanno avuto però 3-4 palle gol pulite che hanno sbagliato. Noi abbiamo fatto obiettivamente un tiro in porta, quindi merito la San Giorgese, e noi dobbiamo rimboccarci le maniche, capire che non è l'atteggiamento giusto e cercare di migliorarci. È mancata proprio un po' la fase offensiva perché la San Giorgese ha spinto spesso e volentieri sugli esterni, bloccando magari la spinta proprio sulle fasce e Di Crescenzo e Maccioni da soli hanno dovuto combattere contro tutta la difesa avversaria. Secondo te è stata un po' questa la chiave della scarsa pericolosità offensiva odierna dell'Elvia Recina? Ma prima di tutto dobbiamo considerare che abbiamo giocato con la San Giorgese che a detta di tutti dovrebbe vincere il campionato, quindi cioè, i giocatori della San Giorgese sono bravi, quindi hanno meritato, hanno fatto bene quello che dovevano fare. Noi non abbiamo fatto bene quello che avevo detto di fare io e quindi siamo stati un po' troppo passivi, abbiamo aspettato soltanto l'avversario, abbiamo creduto poco sulle ripartenze e quindi abbiamo perso meritatamente. Perfetto, ringraziamo. Siamo con Mister Pennacchietti. Mister, è arrivata una vittoria all'esordio, una ottima prestazione a mio modesto avviso della tua San Giorgese. Sembrava non volesse arrivare quel gol dopo i tanti errori in azioni anche favorevoli sotto porta, alla fine però avete vinto meritatamente. Sì, volevamo sta vittoria a tutti i costi e si è vista l'insistenza, la persistenza di volere questo risultato. Abbiamo affrontato molto bene, secondo me, la prestazione e il gruppo sta crescendo, ecco. Adesso cominciano le partite del campionato, ci siamo allenati, non vedevamo l'ora. Partiamo, dai. È una squadra, la tua, ben messa in campo, che può contare ovviamente su giocatori di spessore e quest'oggi alla fine è stato Gabaldi a risolvere la partita, giocatore di discreta importanza per questa categoria, da una sua iniziativa e poi anche da un suo paro nel finale è arrivato questo gol decisivo. Sì, ma ripeto, abbiamo una rosa importante e tutti la po possono giocare tranquillamente. Dopo ci stanno le qualità maggiori di qualcuno, però la rosa e il gruppo è quello lì. Importante che c'ha voglia tutti di fare il risultato e lottare per gli altri, ecco. Suo compagno di squadra numero 2 si fa vedere Fabiani fra le linee, attenzione a Fabiani, affrontato da due avversari, arriva Gabaldi a supporto, Gabaldi punta Montanari, ancora Gabaldi, Montanari lo porta verso il fondo, parte il cross di Gabaldi, troppo alto però per tutti, sul secondo palo deve arrivare il solito Gentile, contro cross al centro, palla che passa, c'è Gabaldi con il destro, la San Giorgese è in vantaggio. Al 36esimo della ripresa, vantaggio della San Giorgese con Gabaldi. Troppo spazio per il numero 7 che ha avuto tempo e modo di coordinarsi. C'è stata anche una deviazione di Capparuccia sulla sua conclusione che ha ovviamente tolto un tempo di gioco a Palmieri nel tentativo di tuffo. E dunque la San Giorgese in vantaggio.